e gli assalti alla baionetta. La donna è andata a recuperare il fucile. Mentre i corazzieri portano ancora l'ennesima carica contro il battaglione Stenz, giunsero al Murat due dispacci che comunicavano: il primo, la veloce avanzata dell'armata austriaca guidata dal conte Neipper, che non contrastata dalla divisione del Carrascosa, che aveva preferito ritirarsi sul Tronto anziché affrontarlo sul Cesano. L'altro, ben più grave e inesatto, della penetrazione dell'esercito austriaco in Abruzzo e in Campania, che quindi di fatto tagliavano la strada per una sua eventuale ritirata. E furono queste notizie che inspiegabilmente, tra una battaglia ancora da decidere, ma sicuramente a favore dei napoletani, che purtroppo costringevano il re Turchino Mirà a prendere la decisione della ritirata in battaglia, anziché il rischio di essere preso tra due fuochi e l'impossibilità di raggiungere successivamente Napoli e il suo regno. Era così perduta in pratica una battaglia che poteva dirsi ormai vinta e si mise fine ai primi soldi dell'indipendenza italiana. Tra i napoletani ci furono 1120 morti, tra gli austriaci i morti e i feriti furono circa 700. Bene anche ricordare che la maggior parte di persone morivano più di setticemia, di infezioni, che non magari per colpi ricevuti in battaglia. È vero che la palla, essendo di piombo fuso a contatto con carne e ossa, si sfaldava e quindi rendeva difficile poi l'intervento dei medici, dei cerusi di campo, come si chiamavano un tempo. Ma è altrettanto vero che purtroppo il fatto che non esistessero penicillini antibiotici faceva sì che molto spesso le ferite si infettavano e che quindi si venissero a creare appunto delle situazioni da parte dei feriti che stavano rapidamente cadendo. Morti che oggi sono sepolti nel monumento che li ricorda, in Contrada Rotondo, e che stamattina alle 10 ha ricevuto omaggio militare da parte dei gruppi storici che partecipano quest'anno alla rievocazione della battaglia. Avanzano i due gruppi di artiglieria, sia francesi che austriaci. Ancora colpi di artiglieria e di nuovo l'avanzata della cavalleria. Anche oggi è davvero straordinario il lavoro fatto da Gianfranco Ruello e da tutti gli evocatori che stanno appunto regalandoci emozioni davvero bellissime. Ecco l'avanzata dei francesi, mentre salutiamo il presidente della provincia, Carlo Mattioli. Gruppi degli austriaci e l'assalto con l'applauso del pubblico. Questo
questo momento arrivano i dispacci a Iran, quindi vedete che purtroppo i carré e le tattiche portate avanti dai franco-napoletani lasciano molti morti e feriti sul campo, anche perché privi dell'appoggio della cavalleria e privi anche di gruppi di artiglieria capaci di contrastare appunto la potenza degli austriaci. Murat è ancora fermo sulla sua posizione, quindi di lì a poco, come fece poco più di 300 anni fa, prenderà la decisione di ritirarsi e quindi non correrà il rischio di essere preso fra due fuochi volendo ritornare a Napoli. Si ricompongono gli eserciti austriaci. Tanti prigionieri, tanti feriti e i morti, 1200 tra i napoletani e 700 tra gli austriaci. Due giorni quindi di una battaglia particolarmente cruenta, con 2000 persone interessate. Molti anche i cittadini, ad esempio, che presero parte a questi scontri in qualità di esercito libero che voleva dare manforte a Murat, soprattutto dopo quello che era stato il proclama di Rimini, che invitava gli italiani a unirsi proprio per sostenere un'Italia libera e unita contro gli oppressori austriaci. Gli austriaci più o meno all'altezza della nostra moderna superstrada, e con la loro artiglieria e le loro truppe colpiva i carré che erano stati posizionati proprio di fronte al castello sulle colline di Montevidone. Ancora carichi della cavalleria per cercare di ricomporre le linee e riprendere posizioni sul campo di battaglia. Ancora è tutto da decidere, oggi come allora. Ed ecco che Gioacchino Murat, lo vedete sul suo fido destriero in fondo al nostro campo di battaglia, decide purtroppo di dar retta a quelli che sono i suoi due ultimi dispacci. Infatti Luna appunto aveva l'avanzata veloce dell'armata austriaca guidata dal conte Neipperg, non contrastata dal Carrascosa che aveva preferito ritirarsi sul tronco, e l'altro inesatto appunto della penetrazione dell'esercito austriaco in Abruzzo e in Campania. Vedete che anche gli amici di Pizzo Calabro seguono Murat, quindi si preparano ad una ritirata che sarà disastrosa e che di fatto consegnerà le sorti di questa battaglia al barone Federico Bianchi e agli austriaci. Barone Federico Bianchi che dopo la vittoria di Tolentino venne ricevuto a corte a Vienna, fu nominato duca di Casamarza e a lui vennero dati particolari possedimenti oltre che in Austria nel Veneto. Proprio qualche anno fa qui a Tolentino si sono riuniti i discendenti dei due condottieri di questa epica battaglia, che oggi come allora, il caso vuole, si chiamino proprio Gioacchino Murat e Federico Bianchi. Ancora assalti alla baionetta, vedete che ormai
le truppe franco-napoletane sono davvero rimaste un numero esiguo di fanti sul campo. La cavalleria è ancora dietro a proteggere il re Gioacchino. Ancora fuoco di linea e ancora attacchi della cavalleria che debbono creare un diversivo per poter allontanare gli Jäger dal rischio di prendere tra due fuochi lo stesso Mirà. E anche con le stenze davvero andrà d'arma forte le truppe, guardate anche dietro i cacciatori, quindi gli Jäger nella loro tipica divisa grigio-verde. Thank you.